Nicola Panico svela tutti i retroscena su Sara, Lorenzo le sporcava l'immagine. L'ex fidanzato di Sara Afif è la protagonista di una videoconfessione a Vitti, nella quale svela la verità: mi sono sentito una merda. Sono giorni difficili quelli che sta attraversando Sara Afif, l'ex tronista di Uomini e Donne che, durante la sua esperienza al dating show di Canale 5, ha ingannato la redazione e il pubblico, video. Infatti, negli ultimi giorni è emerso che la ragazza era ancora fidanzata con Nicola Panico quando è approdata sul trono classico di Uedi, dunque, avrebbe finto di essere single e in cerca dell'amore della sua vita soltanto per diventare famosa. Poche ore fa, proprio Nicola ha rilasciato una videoconfessione a Vitti TV, nella quale ha svelato che Sara aveva già programmato di scegliere Luigi e non Lorenzo. Le parole di Nicola Panico, quando Luigi le ha presentato il fratello: mi sono sentito una merda. L'appello di Nicola Panico è stato accolto dal portale di Vitti TV. L'uomo ha parlato di Sara e di tutto ciò che è accaduto in questi mesi. Mi ha rovinato la vita, ha esordito, accusando la Affifella di avergli sempre mentito. Stando alle sue parole, lui e Sara avevano in programma di sposarsi e mettere su famiglia. Ma, a quanto pare, le cose sono andate diversamente, poiché l'ex tronista lo ha lasciato diverse settimane fa per fidanzarsi ufficialmente con un calciatore del Torino. Nicola ha svelato anche dei dettagli sul trono di Sara, video, dicendo che quando piangeva in esterna per i suoi corteggiatori, in realtà lo faceva perché stava pensando a lui, mi diceva che era dispiaciuta. Inoltre si è anche soffermato sul fratello di Luigi, rivelando di essersi sentito una merda perché era una persona innocente. Panico ha anche raccontato che l'ex fidanzata aveva già deciso che avrebbe scelto Luigi, perché Lorenzo le avrebbe rovinato l'immagine. Mi ha detto che voi della redazione l'avete obbligata a scegliere. Nicola ha concluso il suo intervento chiedendo scusa a tutti, e sottolineando di essere soltanto una vittima, già che la sua ex si frequentava di nascosto con il giocatore della Serie A. Sara Afif è abbandonata da tutti, dai fan, da Vittorio Parigini e dagli sponsor. Sul caso Sara si sono espressi in tanti, soprattutto le celebrità del mondo dello spettacolo. Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che intorno a questa vicenda si è scatenato un vero e proprio atto di cyberbullismo. In effetti, sui social network si trovano i peggiori insulti nei confronti della Affifella che sicuramente ha sbagliato, ma probabilmente ormai ha già pagato abbastanza. La sua menzogna, infatti, l'ha portata a perdere numerosi follower su Instagram, mentre i suoi sponsor si sono ritirati. Ad abbandonare Sara è stata anche la redazione Uomini e Donne e tutto lo staff, compresa Maria De Filippi. Insomma, una sorta di demolizione di un personaggio che sino a due settimane fa era molto seguito e ammirato dal pubblico. Tutto ciò si traduce, per la giovane, in una grave perdita in termini di denaro. Intanto, come se non bastasse, Vittorio Parigini ha da poco annunciato la rottura con Sara Affifella.